Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti nella seconda parte della sfida infinita di me contro Sergio. Ciao ragazzi. Signori, quest'anno io mi sono riconfermato come il pallone d'oro di YouTube Italia, mi sono ritirato ufficialmente da tutte le competizioni dei palloni d'oro, ma c'è una sfida in ballo tra me e Sergio e vedremo chi la spunterà. Nel primissimo video, se ve lo siete persi, andatevelo a recuperare. Sergio mi ha sfidato sul suo canale, chissà chi ha vinto tra me e lui, ma in questo video ti sfiderò in una gara di precisione. Siccome sul tuo canale abbiamo fatto più tiri, abbiamo utilizzato altre parti del calcio, che fa tutto parte, diciamo, del mondo del calcio, quindi caratteristiche che servono per vincere un pallone d'oro. Nel mio video, ragazzi, invece, andremo a vedere la precisione, perché sarà fondamentale anche per la sfida contro me. La porta è molto piccola, quindi... Quindi, signori, ragazzi, presentiamo per la primissima sfida il portierone numero uno, Dile GK quest'oggi. Ciao a tutti. Portiere milanese, classe 2002, ragazzi, veramente, veramente forte, perché l'abbiamo già testato nel video di Sergio, ragazzi, veramente molto, bravo. Molto in gamba, signori. Tre mini challenge in questo video. Prima sfida, primissima sfida, crossbar challenge. Va quindi bene. Sarà una gara di precisione a chi riuscirà a prendere più traverse in 5 tentativi, solo 5 tentativi, va quindi bene. Anche se tu ne prendi uno, hai vinto, okay. Hai vinto. Okay. Seconda sfida, punizioni con il nostro mitico Dile in porta. Tre punizioni a testa, perché non ne vogliamo fare di più. Giustamente per non far stancare il nostro Dile, che oggi è bello attivo da stamattina. E poi una sfida molto particolare che vi andrò a spiegare dopo, signori. Quindi rimanete connessi. Detto questo, ragazzi, iniziamo con questo magnifico video. Let's go! Prima sfida di questo video incredibile, di questa sfida infinita, crossbar challenge, la sfida più classica nel panorama di YouTube. Ragazzi, avete 5 tiri a testa, chi becca più traverse in questo lasso di tempo vince. Se nessuno di voi becca traversa, il pallone d'oro ve lo ritiro a entrambi, ragazzi, perché non si può. Quindi parte Samuel, che è il padrone di casa. Ok. Primissimo tiro, ci siamo. Quasi, quasi, quasi. Vabbè, non siamo bravi a prendere i pali, ma ci proviamo. Ridi, ridi. Oh! Dai, oh! Dai, subito così partiamo. Dai, ragazzi, ha avuto culo, ragazzi, ha avuto culo, eh. Alla Ronaldinho. Ha avuto culo, dai. Faccio vedere io. Diglielo! Ehi, c'è il mio fan là che mi sostiene. Guarda, guarda, solo per lui. Solo per te, tesoro, Solo per te, tesoro. Nope. No! Come anche per Sergio. Ci sta, dai. Ok, ho tre tiri. Allora, se lo faccio ho possibilità di vincere. Se invece non lo faccio potrei solo pareggiare. Oh! Adesso, signori, posso solo che pareggiare. Dobbiamo fare 3 su 3. Allora, se fa 3 su 3, ragazzi, mi tolgo le mutande e faccio un giro di campo. Oh my god, bro. Incredibile, ragazzi, un po' fortunato, però vabbè, dai. La matematica qui mi sa che parla già chiaro, ragazzi. 3 su 3 non so quanto possa essere ribaltabile. Dai, per sfizio due le calcio, dai. Dai, della bandiera, almeno una devo trovare, dai. Poi a Castellaggio non faccio più calciare, però uno lo devo fare. No, dai, ragazzi, questa è sfiga, Questa è sfiga, Oggi sono bella. L'ultima mattonella, basta. Se non metto questo, sono sfigato, basta. Se non metto questa... Basta, mi arrendo. Hai vinto Sergio, complimenti. Partiamo alla seconda sfida. Passiamo alla seconda sfida. Seconda sfida, come vi abbiamo già anticipato, sarà una punizioni challenge con una barriera composta da esseri umani molto coraggiosi, come potete vedere. Occhio a non prendergli le palle, che potrebbero farsi male, giustamente. Signori, abbiamo 3 tiri a testa da qua, ok? Classica posizione per chi tira le punizioni di destro. Come sempre partirà il padrone di casa, ovvero Samuel. Portiere pronto. E allora, quando vuoi, Sam. Barriera pronta? Siete pronti? Ok, la barriera c'è. Attenzione, carica la potenza del destro. Traversa. Mamma mia, ragazzi. Cominciamo con una traversa, raga. Attenzione, Sergio, allora. Il tiro. Oh, traversa. Traversa. Traversa non è gol, signore. Parte il destro, bello! Che gol, guardate la sua faccia! Non ci crede nemmeno lui! Un commento a caldo? Ci sono! E adesso Sergio devi rispondere, Vediamo se cambierà qualcosa. Parte al destro, bellissimo!
E che non ha mai tirato le punizioni qui, non ho capito. Io non sono mai allenato, ragazzi, è vero. Vabbè, primo gol su punizione di Sergio. E allora tutto si deciderà nel vostro ultimo tiro, terzo tiro per entrambi. Attenzione, vediamo come si giocherà il suo terzo tiro, Samuel. La pressione del momento. Gol! Mamma mia! E c'è anche il pubblico là in alto, guardate, esulta il pubblico di tutta Milano. Allora Sergio, guardo intenso da parte del brasiliano, mettila dentro. Questo è stile GK. Termina qua la seconda sfida 1-1. Molto molto bello, ragazzi. Nella prima sfida hai vinto te le traverse, nella seconda sfida di punizione ho vinto io. Complimentoni a Dile, perché ragazzi ha fatto una parata assurda. Ringrazio Dile. Grazie a voi, è un piacere davvero. Ok, abbiamo scherzato, abbiamo riso, ci siamo divertiti, ma adesso è il momento della sfida decisiva, quella che determinerà chi è il vincitore e chi è il perdente di questo video. La sfida in cui la precisione sarà veramente messa alla prova. Come vedete, là in fondo ci sono due porte, ognuno avrà la propria porta, ok? Quindi Samuel dovrà tirare quella a sinistra, Sergio quella a destra. Dovrete tirare e cercare di segnare. Si parte da 10 metri di distanza. Ogni volta che farete gol avanzerete allo step successivo, vale a dire 10 metri più avanti. Quindi primo tiro da 10 metri, poi da 20 metri, poi da 30, fino ad arrivare al cerchio di centrocampo. Il primo che arriverà a centrocampo e farà gol da lì si porta a casa la sfida e di conseguenza il video. Mi sono spiegato bene? Sì. E allora facciamo parlare i piedi adesso. Allora voglio partire io. 10 metri. Abbiamo contato 10 metri. 10 metri. Comfort. Sergio, allora da 10 metri in scioltezza anche lui. Siamo... E allora venite con me, raga, vi porto qui davanti. Siamo giunti allo step dei 20 metri, vale a dire dalla lunetta. Come vedete la distanza è raddoppiata. Prego Samuel, facci vedere. Qui Sergio non può essere da meno, eh. Vediamo. È la tua mattonella, Sergio. Fuori. Fuori. Ai, 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 e qui Samuel può portarsi in vantaggio. Ok, 30 metri per me. Sergio è ancora 20. Posso allungare, signori. Posso allungare. Calciato male. Adesso Sergio mi può recuperare, eh? No! Palo non è gol. Palo non è gol. E allora sta di nuovo a me. Di nuovo a me. 30 metri. Palo. Palo per me non è gol. Per andare anche lui. Allora è la palla. Per andare anche lui sui 30 metri. Ci segna siamo. E mi raggiunge ai 30 metri. Gira, gira, gira! All'ultimo! Sergio può segnare! Sergio può segnare! Fuori! Questa è una bella sfida, ragazzi! Basta giocare! Basta giocare! E si passa ai 40 metri! Ai 40 metri! Andate! Venite con me! Sergio! Oh, quasi, ragazzi, brivido, lungo per la schiena, ragazzi, Sergio ha sbagliato. E allora, dai 40 metri, signori, la porticina è sempre più piccola, ci vuole più precisione. Precisione, tira. Guarda la mia, Ragazzi, ho segnato nella porta opposta, ovvero quella di Sergio. Meno male, signori, che non ho messo la regola che se si segna nella porta opposta bisogna avanzare nuovamente. Ora sta di nuovo Sergio. 40 metri. Non c'è. Sergio con la precisione male, eh. Allora, nuovamente dai 40 metri. Stavolta non posso sbagliare. Sbaglio ancora. Sergio, con la palla in mezzo. Sergio, fuori anche Sergio. Non c'è. Signori, dobbiamo cercare di rimanere più lucidi, più concentrati, perché il pallone d'oro si arriverà lucidità. Commentare 40 metri. Dai 40 metri! E trova il gol! E quindi accedo direttamente all'ultimo step, ovvero da centrocampo. E poi si conclude qua questo magnifico video. Andiamo, andiamo, andiamo! Dai ragazzi, devo recuperare. Dai, la faccio subito questa. Da Sergito.
siamo, dai, siamo sui 40. Attenzione, Sergio ha segnato e quindi, signori, io sono a 50. Lui ha uno step in più, però non è detto, perché se sbaglio poi lui segna, potrebbe recuperare. Andiamo, andiamo a scoprire. A che distanza siamo? Siamo a 49 metri. 49 metri. E 50 centimetri. Dunque 50 metri. È fattibile? È fattibilissimo. È fattibilissimo. Tu ce la fai. Ah, l'ha detto. Gira, gira, gira. No, non gira. Non gira, non gira abbastanza. Andiamo. Oh, oh, oh. No. No. Ragazzi, stavo per fare la clip dell'anno. Stavo per fare la clip dell'anno. Ma Sergio, allora, per raggiungere Sabo ai 50 metri, vediamo. La palla gira. Ah, allora sta Samuel per il tiro decisivo. Tiro decisivo, ragazzi, sono arrivato fino a qua. La sono concentrazione. Arrivato fino a qua. Vuole vincere questa sfida. Arrivato fino a qua. Va avanti. Sono arrivato fino a qua. Sono arrivato fino a qua. Sono arrivato fino a qua. E la palla è entrata, signori. È entrata. E ho vinto questa sfida di precisione, ragazzi. Mamma mia. Complimenti, grande sfida, ragazzi. Comunque, grandi giocatori siamo. Non devo dire io, se lo sanno tutti. Quindi niente, adesso cosa dobbiamo fare? Adesso, signori, è stato veramente bella, perché sul tuo canale hai vinto le sfide che mi hai proposto. Sul mio ho vinto le sfide che ti ho proposto. E adesso, ragazzi, ci aspetta il video dell'anno, ovvero l'uno contro uno. Super pallone d'oro su Pirlas V, non potete perderlo, signori, presto sul loro canale. Io ti ringrazio, Sergio, per aver partecipato. Ci vediamo al super pallone d'oro. E forse, signori, in un futuro provino l'MSP? Beh, di questi tempi un attaccante ci serve. Quindi, vediamo. Secondo me, servirebbe un bel rinforzo in squadra, anche perché non state passando bel periodo. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, se volete io posso qualche partita magari. Spolliciate che a 10.000 like, ragazzi, faremo il provino di Sergio all'MSP. E detto questo, ci vediamo al prossimo video. Let's go! Ciao! Che vi dico personalmente da organizzatore, non mi sta piacendo. Stiamo cercando seriamente di capire che cosa fare, c'è anche l'ipotesi che la partita venga annullata, perché non mi piace vedere due amici litigare in questo modo. La gente lo vedrà, la gente lo vedrà. Tu continua a giocare e dimostra sul campo, e stancalo e sfiancalo. Ma è qui che i veri campioni, con la mentalità, quella forte, è qui che la gente che non molla mai salta fuori. No, da qua si capisce, bro. Allora, vedete il tiro? Muovo io. Muovo io, super rallenti. Traversa, traversa. Sembra doppia traversa, raga. Ingrandiamo, ingrandiamo, ingrandiamo. Rimbalzo, guarda l'imbalzo, dov'è? Guarda l'imbalzo, dentro, è dentro l'imbalzo. Fermalo l'imbalzo, no, è dentro. No, aspetta, aspetta. È dentro. Aspetta, vi fermo il rimbalzo. Vi fermo il rimbalzo. È dentro. È linea. Servirebbe quella ripresa. Mamma mia. Ma è veramente una polemica su tutto. Non si riesce a capire se è gol o no. Allora, te l'ho rifatto. Fai rallentatore, ma proprio piano piano piano. Aspetta, guarda. È dentro, rimbalza dentro. Dentro, cazzo, dentro, cazzo, ragazzi. Aspetta, fate. Dentro, vai, 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 guarda, vai, vedi, dentro, vedi. Ma, capito, ma non, come fai a capirlo? Come fai a capirlo? No, no, rivediamo un attimo da qua. Fermo, fermo, fermo. Occhio a Samuel. Occhio a Samuel. Vediamo, sta pensando, sta ragionando. Si è un attimino buggato anche.